Amici carissimi, bentornati ad una nuova puntata del Ciclo di Catechesi dedicato alla testimonianza di Gloria Polo. Sono stata alle porte degli inferi dell'inferno. Ci siamo fermati la volta scorsa con una bellissima puntata, eh, il cui ultimo tema è stato un tema abbastanza eh, delicato e purtroppo drammaticamente attuale delle comunioni sacrileghe. Ecco, si sta scorrendo il libro della vita ricorderemo e piano piano il Signore fa vedere a questa nostra sorella eh, eh, tante cose insomma che non funzionavano eh, sia nella nella vita personale che anche come ecco abbiamo visto la volta scorsa appunto cose di, di rilevanza anche extra personale proseguiamo la lettura riprendendo dal paragrafo intitolato La bambina obesa. Non ero ormai più considerata la regietta, la disprezzata e l'isolata dalle studentesse del collegio, anzi facevo orgogliosamente parte del gruppo delle dive. Il gruppo di quelle, cioè che essendosi autoproclamate eh, metro di giudizio, si erano arrogate il diritto di giudicare tutto e tutti, ma che in realtà avevano bisogno di sminuire il proprio prossimo per darsi l'illusione di stare più in alto di esso. Iniziamo a burlarci della bambina obesa che fino al mio arrivo nel collegio era stata il bersaglio preferito delle dive. Io non le affibbiavo di soprannomi offensivi, ma per il mio solito opportunismo non mi opponevo a quel comportamento delle mie amiche. Ecco la porcella, le dicevano. Ecco l'elefante e imitavano beffarde il suo incedere goffo. Il Signore mi mostrò che quelle burla fecero sì che questa bambina sviluppò un tale complesso di inferiorità nei nostri confronti da iniziare a percepire il proprio corpo in modo conforme al nostro odio per il suo aspetto. Si percepiva quindi in modo deformato. Divenne ossessionata dal suo aspetto esteriore che non rispecchiava i canoni delle sue aguzzine. Nel libro della vita la vidi di fronte al suo specchio, insultarsi, piangere e tentare di nascondere il suo volto dietro uno spesso trucco. Si odiava e ci odiava per la sua obesità. Alcune della sua disperazione, per dimagrire, Ingurgitò l'intero contenuto di una bottiglia di iodio puro liquido. Non dimagrì, ma soffrì tutti i sintomi dell'avvenimento da iodio, dispnea, tosse con espettorato catarrale sanguigno, vomito e dolori colici intensi. Ebbe anche disturbi nervosi intensi, cefalea, vertigini, sincopi, insonnia, grande agitazione, convulsioni. Due o tre o quattro giorni, dopo tre o quattro giorni, le comparvero esantemi cutanei. Non morì, ma rimase quasi cieca e fu costretta ad abbandonare gli studi. Davanti a Dio, io e le mie amiche fummo giudicate tutte colpevoli dell'assassinio dell'anima di, di questa bambina. Il nostro era un peccato fatto in comune. Ma ognuno di noi aveva la sua propria specifica responsabilità. Io fui giudicata per aver omesso di difenderla e per averla utilizzata come vittima sacrificale al fine di, di consolidare la mia adolescenziale scalata sociale. Da vittima, insomma, divenni carnefice. Ecco questo passaggio a mio avviso è semplicemente agghiacciante e come un po' tutto ciò che caratterizza questa testimonianza che, di cui io lo feci anche personalmente quando Gloria fu da me ringrazio con tutto il cuore eh, ma ringrazio anche appunto questa versione che potete io non conoscevo e che rivolta tutta una serie di, 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 di dettagli che suonano inediti anche per me, con tale acume e precisione, che se possibile induce a far riflettere ancora di più di quanto già, eh, come, come chiamarla, la tradizionale testimonianza, anche quella che anche le altre che sono state edite negli anni passati induce a fare. È agghiacciante questo episodio e come tante altre cose ci mostra le conseguenze delle nostre azioni eh. gradi nessuna di queste ragazzine sicuramente pensava di, eh, di dover essere giudicata severamente da dio per, per aver rovinato un'altra ragazzina ste cose purtroppo ci siamo passati un po tutti credo eh, dell'infanzia adolescenza sono delle bombe atomiche, sono delle devastazioni che producono delle conseguenze che uno si può portare avanti per, per anni. Sono veramente fenomeni di, di ciò che oggi si chiama vero e proprio bullismo e che per una psiche come quella di un adolescente che ancora è appunto in, in, in corso di, di, di formazione, quindi incapace di leggere di poter come dire, metabolizzare questi eventi traumatici, produce degli effetti devastanti. Dio giudica lei e le sue amiche colpevoli dell'assassinio dell'anima di questa bambina. Terribile. Terribile. E ciascuna con le proprie distinte personalità. E vedete? Cioè dice, Ma Gloria non aveva fatto niente. No, ma Gloria aveva omesso di difenderla avevo messo di difenderla e l'avevo utilizzata come vittima sacrificale, anziché difenderla, allo scopo di consolidare la sua adolescenziale scalata sociale. Quando mettiamo di difendere qualcosa o qualcuno per timore di, contrist di, 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 di contristare il gruppo dominante, no? oppure di perdere la, nostra, la stima che noi avremmo all'interno di questo gruppo. E di peccati di omissioni, gravi peccati di omissioni. Non si può assistere alla carneficina di un'anima stando a guardare. Vado avanti. Il giovane sacerdote del collegio. Ormai morte spiritualmente, noi vive non percepivamo più la bellezza spirituale della messa. Non partecipavamo quindi che di mala voglia e con estrema distrazione alle messe del collegio ordinariamente presiedute da un anziano sacerdote. Quando però questo fu, fu, fu sostituito da un giovane prete, allora sì che vi prendevamo parte volentieri, senza farci mancare di condividere tra di noi i nostri commenti spregiudicati sul suo aspetto fisico. Quanto è bello, che figo! Eravamo tutti innamorati di lui, decisi a conquistarlo e a gareggiare tra di noi per vedere chi vi fosse riuscita. Ci, metterà, ci mettevamo allora in fila nella processione di comunione, eravamo sempre le prime, subito dopo le ore del collegio. Ci inginocchiavamo pure al momento della comunione, non lo facevamo di certo per devozione, bensì per una ben precisa strategia seduttiva. Avevamo infatti tut, tutta la camicetta sbottonata e inginocchiandoci avremmo messo sotto gli occhi del giovane sacerdote la nostra scollatura. La perversa regola della nostra gara prevedeva che chi fosse riuscito a far tremare la mano del giovane prete mentre ci porgeva l'ostia avrebbe vinto e sarebbe stata nominata la diva dal seno migliore. Seno migliore, non senno migliore. Caruccia questa, questo gioco di parole, no? Seno con una N sola, non con due. Ma non ci facevamo caso. Pensate dove ci ha condotto il nostro cammino di scoperta della vita ad essere irrispettose, beffarde, menefreghiste, sacrilege, licenziose e per giunta illuse che tutto questo fosse un gioco innocente. Eravamo invece strumenti attivi nelle mani di Satana. Rifiutavamo inoltre qualsiasi invito alla conversione o alla preghiera, specialmente quelli provenienti dalle sorelle del collegio, che giudicavamo con la spietatezza Tipica degli adolescenti presuntuose, queste vecchie ipocrite, fastidiose in menopausa che non sanno far altro che roteare Rosario e ciucciarseli, amareggiate e insoddisfatte, vengono a dirci di vivere secondo i loro principi, così diventiamo come loro. Ma che razza di streghe! Anche questo paragrafo, amici, è quasi veramente da, da no comment. Vedete che cosa possono diventare le, le, le donne già, già da ragazzine, adesso io sono un estimatore del genere femminile, eh, non sono assolutamente, anche perché essendo molto devoto alla Madonna, però vedete è veramente agghiacciante. Cioè, si mettono a fare il giochetto della seduzione del, del giovane prete e vanno a fare la comunione con le camicette sbottonate. Io raccomando, eh, beh, sicuramente non, non, non lo so se tra le ascoltatrici di, di queste catechetiche ci sono persone che fanno queste cose che l'hanno fatto. E si, si faccia molta, molta attenzione. Eh. Ma fossero le camicette, adesso eh, io ci sono passato per esperienza, nonostante tutti gli ammonimenti che faccia, a me è successo degli anni addietro, insomma, che. Eh, un matrimonio sono stato tentato di non celebrarlo. È cioè, successo il finimondo. Perché la sposa, nonostante gli ammonimenti, si presentò in chiesa in una condizione veramente scandalosa. Scandalosa. Chi ha fatto queste cose sappia mm, che si deve confessare. Eh? Cioè, se qualcuno è andato a sposare con la bretellina o con mezzo petto di fuori, sappia che si deve confessare. Se andate a prendere in giro il Padre Eterno con l'abito bianco che bianco non era, sappia che si deve confessare. Eh? Io queste cose non ho nessuna paura di dirle eh, a termini chiari, eh? perché oltre a tutto il resto c'è anche la profanazione pure del sacramento del matrimonio, quindi su questi argomenti tolleranza proprio zero eh? e serietà estrema. E chi ha sbagliato deve pentirsi, deve confessarsi, deve riparare tra l'altro e la deve piantare di fare queste cose. Non devono esistere più. Le donne che hanno peccato con un certo tipo di abbigliamento sono tenute quattro volte tanto a ciò a cui tutte le donne sono comunque tenute, cioè a cominciarsi a vestire in maniera degna di figlie di Dio e di Maria ma chi poi ha scandalizzato lo deve fare quattro volte tanto e alla svelta. L'aborto di Estela. Come ho già, scritte, ho già scritto, noi Dive eravamo suicide e omicide in senso spirituale. Suicide e omicide in senso spirituale. Ma Estela lo divenne anche in senso materiale con l'aborto. Estela rimase incinta nonostante usasse la pillola contraccettiva. Non sapeva chi l'avesse ingravidata. Ragazzine queste qui, eh. Oggi ormai. Ma nel dubbio attribuì la sua gravidanza al proprio ignaro fidanzato. Non disse nulla alla sua mamma. Quando iniziarono le vacanze scolastiche di giugno, era già al quinto mese di gravidanza. Al quinto mese di gravidanza. La rividi solo il mese successivo a scuola. Era senza pancia e tanto triste. Non vuole raccontarmi nulla delle sue vacanze né del suo stato d'animo fin tanto che non fossimo andati a casa sua dopo la scuola. Ero molto incuriosita, ma attese. Attesi. Dopo scuola, dunque, andati con Estela a casa sua, ci chiudemmo nella sua stanza. Era giunto il momento della confidenza. Si abbassò la gonna e mi mostrò una ferita ad sull'addome, dicendomi. Quando seppe del mio stato interessante la mia mamma divenne una bestia. Mi prese di forza e mi spinse in macchina per portarmi dal ginecologo. Era così decisa a fare quello che voleva di me e del mio bambino che non si fece scrupolo di dire al ginecologo: "Chiedimi la cifra che vuoi, ma fammi il favore di operarla". All'epoca in Colombia, come in quasi tutte le nazioni del mondo, l'aborto non era legalmente ammesso in nessuna circostanza. Quando dunque la mamma di Estela disse al ginecologo chiedimi la cifra che vuoi, stava tentando di corrompere il medico per indurlo a compiere non solo un orribile peccato ma anche un reato. E Stella si ricompose lentamente e poi aprì il suo armadio dicendomi che all'interno vi era ciò che la mamma l'aveva obbligato a conservare. Guardai rimasi scioccata. In esso vi era una grossa ampolla di vetro che conteneva al suo interno un feto di quasi sei mesi completamente formato, sommerso in un liquido di conservazione. L'ampolla era chiusa da un tappo rosso e sopra di esso vi era una scatola di pillole anticoncezionali. Il messaggio che la mamma di Estera voleva dare a sua figlia era macabramente chiaro. Fornica pure. Fornica, spero che si capisca che significa. Ma ricordati di prendere la pillola, altrimenti se dovessi rimanere di nuovo incinta e continuassi ad abitare a casa mia, il frutto del concepimento farò la stessa fine del precedente. La soluzione proposta dalla, dalla mamma di Estela alla mancanza di Cassiera della figlia era dunque il suicidio spirituale e l'eventuale omicidio materiale. Ed era riuscita ad inculcare tale soluzione nella figlia, visto che Estela ricorse all'aborto tutte le successive volte che rimase incinta. Sebbene Estela dissimulasse soddisfazione per la sua scelta abortiva, che l'aveva a suo dire liberata da un peso, il suo aspetto e il suo incedere la tradivano la sua schiena pareva gravata da un enorme peso e i suoi occhi erano pieni di morte rispetto a pochi mesi prima, prima sembrava il cadavere di se stessa stasera figlioli miei cari abbiamo paragrafi brevi ma a tasso di allucinazione progressiva li potrei chiamare così io veramente tra secolo ma questa pazza, cioè speriamo che sia pazza, di donna che va a fare una roba del genere, aborto al quinto mese, conserva il feto dentro un'ampolla e dentro l'acqua con sopra le pillole anticoncezionali per, per, per minacciare la figlia dopo averla costretta ad abortire. Io veramente non approvo parole, guardate. Non approvo parole. Speriamo che gente come questa qui eh, boh, trovi la forza e la grazia di convertirsi, ma cioè, io non eh, come dire. Non voglio neanche immaginare la penitenza che dovranno fare in questa e nell'altra vita, qualora si convertissero da, 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 una, da una roba del genere. una mamma che ha promesso il giorno del matrimonio, il giorno del battesimo, di accogliere i figli che Dio vorrà donarli e di educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa. Anziché insegnare alla figlia a essere casta, no, gli dice, fai quello che ti pare, ma basta che non rimani incinta. E guarda che se rimane incinta, che stai a casa mia, se, se non stai attenta, il prossimo fa la fine del primo conservato dentro l'armadio dentro l'ampolla conservato dentro l'armadio dentro l'ampolla magari segue la diretta poi faccia, faccio un intervento sono solo io che tra secolo eh, mi vengono le parole in mente le parole di un profeta nella sacra scrittura inorridite nei cieli come non mai qui c'è veramente l'orrore in atto. Adesso abbiamo un altro paragrafo e qui mi, 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 mi toccherà fare consigli per gli acquisti. Cioè la musica rock e metallica. Estella trovava confacente al proprio stato psicologico l'ascolto della nuova musica hard rock e heavy metal. Suonata da gruppi musicali inglesi allora emergenti come i Deep Purple, i Led Zeppelin, i Black Sabbath e gruppi americani come i Kiss. Oh, siccome su questo argomento sono abbastanza ferrato, ecco il consiglio per gli acquisti. Eh, non molti, for, forse del, dei miei, chiamiamoli followers, forse sarebbe meglio dire discepoli. Sa, gli, anche gli apostoli del Signore ci avevano i discepoli, si diceva uno discepolo di Pietro, uno è discepolo di Giovanni, non è un peccato avere dei discepoli, non c'è niente diciamo così di, 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 di strano, no? Però vogliamo dire followers, lui sì, diciamo followers, seguaci no, perché seguaci in italiano è assolutamente eh, un termine veramente brutto, ecco, per cui io non voglio avere seguaci eh, di nessun tipo. Insomma, che, 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 che persone, che figlioli, che, che ne so, ecco, che, che, che in qualche modo che, che ascoltano volentieri quello, quello che dico. Forse non sanno che nel 2012, credo, io fece un ciclo di catechesi, su Radio buon consiglio chiamato Musica Rock e Satanismo. E fece abbastanza rumore a suo tempo. La playlist è stata come dire ri, ri, rimessa un pochino a posto eh, sta su youtube credo devo controllare ma credo che sia anche nelle piattaforme podcast perché dovrei averla rimessa a posto faccio un attimo una, un attimo un'occhiata veloce eh, dai un po e <coughs> dovrebbe starci dovrebbe No, ecco, un bel lavoro da fare. Urgente. Allora, no, Musica Rock e Satanismo è momentaneamente disponibile soltanto su YouTube. Ecco, ma dato che così me ne sono accorto, eh, a brevissimo sarà rimessa a disposizione anche su tutte le piattaforme podcast, quindi da Spreaker, Sito e Spotify. Amazon Music, uh, Audible, uh, Apple, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Impegno a breve perché anche questo argomento eh, è argomento su cui occorre formarsi e occorre anche informare specialmente i più giovani che questa è monnezza che fa danni devastanti. Peraltro, KISS, per questo sono un pochino esperto, KISS è un acronimo. Come di molte di questa gente qui, che significa Kings in Satan's Service, cioè il Re al servizio di Satana. kiss, insomma, basta vedere come si conciavano, non so che fine hanno fatto. Me mi, mi, mi ricordo che erano un gruppo eh, molto in ai tempi della mia infanzia, fino degli anni 70, quindi io me lo ricordo molto, molto bene. L'ascoltava a sfinimento e anche io presi la medesima abitudine. Nel libro della vita vidi che la ripetizione ritmica di questo tipo di musica e le sue frequenze alterarono la carica del mio cervello inducendo me in una forte depressione ed estela in una depressione ancora più fitta. Ci sono delle... adesso non voglio dire quello che dico durante la catechesi però queste cose qui le ho notate. Eh, ci sono stati degli studi fatti ad hoc anche proprio sulla, sulla struttura del tipo di scale che vengono usate eh, nella, nella, nei patterns, specialmente di, nei soli di chitarra elettrica della, della, della musica rock. Studie, quindi non teorie di qualche esorcista, anche se sono da seguire le cose che dicono gli esorcisti su questa materia, però studi e è bene saperle certe cose. Altro paragrafo, la droga. Estela non accettava il giusto dolore che stava soffrendo come conseguenza delle sue azioni, non sapeva che se avesse accolto quel dolore esso sarebbe divenuto espiativo e fonte di sapienza. Quella vera sapienza che l'avrebbe innanzitutto responsabilizzata e poi condotta ad ascostarsi dal sacramento della riconciliazione per essere perdonata e trovare la forza di passare alla seconda fase del processo di sanazione spirituale, che prevede l'accettazione della propria miseria, lo sforzo per conformarsi sempre più a Gesù e la riparazione del terribile peccato dell'aborto con il difendere la vita nascente. Estela voleva tornare a respirare a pieni polmoni e aveva un esasperato bisogno di una ventata d'aria nuova, la ventata dello Spirito Santo. Ma lei preferì ad essa la ventata della marijuana. Si gettò a capofitto, cioè in ciò che poteva offrirle evasione da se stessa e aiuto nel simulare la sua effimera e spensierata allegria che le avrebbe permesso di mantenere inalterato il suo vano ruolo sociale. Estara mi propose di condividere le sue prime esperienze con la marijuana ricantandomene tutti i suoi effetti positivi. A suo dire, se l'avessi fumata mi sarei sentita tranquilla, risalata e rilassata, leggera come l'aria, avrei avuto una camminata sciolta e qualche allucinazione floreale pur con il cuore in gola, consentì al suo invito. Quando però mi presentai al fatidico appuntamento e Stella mi stava per passare la canna, cedetti definitivamente alla paura e le dissi «Non posso! Se ritorno a casa impestata di fumo, l'incredibile olfatto della mia mamma mi tradirebbe immediatamente e lei mi prenderebbe a colpi di boliniglio». Questo bolliniglio è un particolare attrezzo di legno con cui si mescola il cioccolato in cottura. Si legge in nota. La medesima paura mi paralizzò quando provai a mettermi in bocca un francobollo di LSD, offertomi dalle mie amiche, tanto premurose nell'indurmi in tentazione, quanto irrispettose del mio rifiuto di essa. La voce meravigliosa mi mostrò che non era il buon della mia mamma a fermarmi, ma la grazia divina accordatami per le preghiere materne fatte di Rosario Mariano, adorazione eucaristica e partecipazione alla Santa Messa. Quella di non cadere nella droga fu una delle tante grazie che ottenni per intercessione della mia mamma. Quando la voce meravigliosa mi mostrò la mia fedeltà al quarto comandamento, mi disse, nessuno ti ha amato, né ti amerà mai, come ti amò la tua mamma. Il furto, altro paragrafo, aspetta, prima di leggere questo qui, ecco, molto molto importante, vedete quanto è importante la preghiera, eh, la preghiera può ottenere grandi grazie, qui, cioè, ci sono delle delle porte nella nostra vita io sono certissimo che qualcuno ha pregato per me eh? più di qualcuno perché mi sono trovato in tante circostanze della mia vita adolescenziale e giovanile in cui non ho fatto delle, delle, de, delle cose di cui mi sarei pentito amaramente e non so come ho fatto a non farle perché comunque il contesto la situazione e la pressione che c'era erano quasi invincibili sarà stata anche la mia santa mamma a pregare per me forse qualcuno sicuramente ha pregato quindi quando vediamo nella nostra esistenza che in qualche guaio non ci siamo cacciati stante a quello che abbiamo ascoltato possiamo e dobbiamo pensare che dovremmo ringraziare qualcuno che ha pregato per noi Proseguo il furto. La versione alle droghe e soprattutto la verginità erano agli occhi delle mie amiche oggetto di stigma sociale. Quindi in ogni caso, eh, pur se ha cominciato a fare un po' la farfallina, Gloria era ancora vergine e poi non fumava. Eh, peccati mortali agli occhi delle dive. Dunque, ero divenuta ai loro occhi inferiore e inaccettabile. Ero la pecora nera del gruppo delle dive. Per non essere estromessa dal gruppo, avrei dovuto rubare in un supermercato, senza farmi scoprire. Il rubare era dunque la dimostrazione che io fossi superiore ai semplici mortali, i quali si assoggettano alle convenzioni sociali. Il principio del rispetto della proprietà privata altrui aveva per noi l'unico egoistico senso di. Tutela della nostra proprietà. Non lo mettevamo più in relazione al settimo comandamento del decalogo non rubare, iscritto nei nostri cuori, ma reso illegibile dalla nostra abitudine al peccato. Il furto da me commesso mi venne conteggiato dalle mie amiche a sconto della mia avversione alla droga, ma non della mia verginità. Per essa dovetti promettere che appena mi fossi fidanzata l'avrei persa. Ok? Cioè questi sono veramente cioè, guardate che sono delle logiche diaboliche, sataniche queste qui. Eh. Non so chi di voi sa che per entrare in una setta satanica tu ci entri, ma sei obbligato a portare l'attestato ancora di più se poi vuoi scalare, quindi vuoi diventare... Sacerdote o sacerdotessa, perché lì, ah, attenzione, lì le sacerdotesse ci stanno, eh. ci stanno già. Devi portare l'elenco delle trasgressioni uno per uno ai dieci comandamenti, se no, non se ne parla. Quindi la logica di queste dive era, era, era satanica. Cioè, perché tu puoi rimanere se trasgredisci i comandamenti, vabbè. Non hai trasgredito il quinto con la droga perché la, la, la droga è trasgressione al quinto comandamento. Perché tu vai a fare del male al sacro corpo che Dio ti ha donato? Allora il settimo, però il sesto, non al sesto, no. Il sesto si deve forza trasgredire. Ma guarda un po', sempre, sempre quello. Allora, a 16 anni conobbi il mio primo ed unico fidanzato, Luis Fernando Rico, con il quale da adulta convolai a nozze. Le mie amiche non persero tempo a dimostrarmi la promessa che erano riusciti a carpirmi. La virginità era per loro un disvalore, un vergognoso retaggio di una mentalità obsoleta, e sentivano il dovere di sottopormi ad una serrata pressione psicologica. Credetti di non avere altra alternativa che quella di fare il passo da loro imposto. Poi pensate, io vi dico amici cari: chi ha conservato la verginità, e tutti devono conservare la verginità, la si può perdere soltanto se si ha la vocazione al matrimonio sacramento, ed è una perdita da fare qui sto parlando proprio dei santi santi eh? perché ci sono stati pure i matrimoni bianchi nel corso della storia però se fossero tutti bianchi la razza umana si sarebbe estinta quindi si accetta questo sacrificio perché è un sacrificio perdere la virginità perché, nell'attuale condizione in cui ci troviamo, anche qui faccio un altro faccio un altro con stock, pit stop per consigliere degli acquisti, cioè il ciclo di catechesi sul peccato originale, l'origine di ogni male, questo si trova dappertutto. Siccome adesso non c'è altro modo per collaborare con Dio alla procreazione, quindi, ok, ma il motivo per cui si perde la virginità è la perdiamo e quindi viviamo questo orizzonte perché dobbiamo compiere la nostra missione di cooperare con Dio per mettere al mondo delle, degli esseri umani che avranno la vita eterna cittadini del cielo come dissero Sara e Tobia io non prendo questa per lussuria no ma per volontà di Dio e perché attraverso la nostra unione come era Legge per gli ebrei possano esserci nuovi ebrei, nuovi membri del popolo santo di Dio. Tanto è vero che si unirono non subito, ma dopo, al terzo giorno, dopo due giorni passati in preghiera. Guardate, che questo dovrebbe essere la norma, eh? Altro che il retaggio di una mentalità obsoleta. Io ho raccontato, ci sono ragazzi, l'ho già raccontato, li ho sposati io due a maggio dell'anno scorso, quindi io gli ho raccontato, di guardate che questa storia qui la racconta tutti qua, altro che Gloria Polo, eh, che racconta mille, mille volte questa, racconta tutto il mondo, la racconta. Magari non faccio i nomi, ma la racconta tutto il mondo. Arrivati al matrimonio, senza capaci per dieci anni di fidanzamento, e non ragazzine, ragazzetti di 15 anni, ma... Over 30 senza neanche darsi un bacio profondo, quindi non, non è vero che è impossibile, non è vero, è possibile. Cioè cominciamo a, a rompere un pochettino queste queste cose qui. Eh. Non solo che è, che è possibile, ma anche una cosa bellissima, perché lo so io la gioia con cui si arriva poi al matrimonio in. in, in in queste condizioni e, e, e ovviamente oltre ad essere una cosa bellissima eh, ti procura quindi ti attira un vagone di grazie del cielo proprio un vagone allora crediti io non avere altra alternativa che quella di fare il passo da loro in temendo però di rimanere incinta che si a stella ma che succede se rimango incinta anche io come te Ah, non ti capirà quello, non ti capiterà quello che è successo a me perché adesso, oltre alla pillola e al preservativo, puoi utilizzare la pomata spermicida. E con fare da esperta continuo. Sta tranquilla, non avrai alcun problema se segui scrupolosamente le mie indicazioni. Allora, prima del rapporto sessuale prendi 5 pillole anticoncezionali, te le regalo io, ma vada bene tutto in una volta. Poi mettiti un po' di pomata spermicita e fai indossare due, dico due preservativi al tuo fidanzato. Vedrai che andrà tutto bene, tutto bene. E come non darle fiducia? Non aveva forse Stella già 16 anni diversi aborti all'attivo e il cadavere del suo primo figlio nell'armadio? 16 anni, eh? Diversi aborti all'attivo, il cadavere del figlio nell'armadio. Quindi la persona perfetta alla quale chiedere consiglio in quel frangente, certo, no? Perfetta per un adolescente presuntuoso e ribella a genitori come me, la cui intelligenza era ottenebrata dal peccato. Bella questa frase. L Ho parlato anche nella della messa di questa sera. Intelligenza ottenebrata dal peccato. Il peccato ci ottenebra l'intelletto che è quello strumento formidabile che Dio ci ha dato e eh, che serve per poterci guidare. Secondo raziocinio, secondo saggezza, con l'opportuno discernimento. Che angoscia provavo all'idea di dover compiere la promessa fatta alle mie amiche, ma tale angoscia fu nulla rispetto a quella provata a fornicazione compiuta. Sperimentai che la mia mamma aveva veramente ragione quando nel mettermi in guardia dallo svendere la mia virginità. Mi diceva che il mio sguardo avrebbe perso la sua luce. Sentì in effetti come se avessi smarrito qualcosa che non avrei mai più potuto recuperare. Ero moralmente distrutta e vedevo tutto nero. Rincasata, non ebbi il coraggio di guardare la mia mamma negli occhi. Temevo che avesse potuto intuire ciò che avevo fatto. Ero rabbiosa con me stessa e con tutte le mie amiche. Anche qui. dice Temevo di aver che co era, sentivo come sentii come se si smarrito qualcosa che non ero mai potuto più recuperare. È eh, certo. È così. È così. Cioè, noi stiamo vivendo in una società pansessualizzata e al processo di pansessualizzazione eh, sta cooperando in qualche modo ahimè anche qualcuno che avrebbe la missione divina di arginare la deriva, non di mettere altra acqua per favorire l'inondazione. La fornicazione è un peccato gravissimo, non è un, un gioco. Cioè la congiunzione carnale al di fuori del, del matrimonio. Se, se uno si va vale a risentire le catene sul peccato originale, fare quella cosa significa esattamente rifare il peccato originale. Questo significa. Perché? Se uno si va a sentire quel ciclo di catechesi, stante certe ricostruzioni. Attenzione, poggiate su, 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 sull'autorità, no, non di uno, da sentire quanti sono, di numerosissimi padri della Chiesa, prima poi che su certamente anche qualche rivelazione privata che indirizza verso questa lettura. E non bisogna avere nessuna paura di apparire obsoleti o anacronistici, perché io. Vi dico che non c'è gioia più grande, più grande dell'aver conservato la verginità. Non c'è. E tant'è vero che nel libro dell'Apocalisse quelli che seguono l'agnello dovunque vada, andatelo a leggere, c'è scritto non si sono contaminati con donne. Ecco perché i sacerdoti non si, non, si, non, 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 non si possono, non si devono sposare. Nel sacramento del matrimonio, attenzione, non c'è assolutamente nulla di, di sbagliato. Eh? Ripetisco quello che ho detto prima, ricordiamo quello che ha detto Gloria nella prima parte di questo, di questo, di questo testo: no? il pastorale che viene consegnato allo sposo, l'onore che viene dato alla sposa. Il disastro, tutte le cose orribili che, che comporta il, 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 il delitto, ancora più grave della fornicazione, che l'adulterio, no? Il matrimonio è sacramentum magnum. Ma la virginità della Chiesa è stata sempre ritenuta come eccellente, e sempre col ciclo di Catechesi uno va a controllare, si vedrà anche nell'Antico Testamento, quando c'erano i sacerdoti, tutti erano sposati ovviamente, i sacerdoti ebrei, ma non potevano. Ufficiare ai sacri riti senza essersi astenuti per qualche giorno dal contatto con la moglie, quindi da un contatto attenzione, non da un contatto peccaminoso, ma da un contatto lecito. Questo perché non c'è compatibilità tra vita sessuale, perdonatemi, attiva, e Sacerdozio, stare all'altare a servire il Signore. O l'uno o l'altro. Chiaramente nell'Antico Testamento questo appariva nella forma imperfetta, che era quindi astenersi prima di andare a compiere delle azioni rituali specifiche. Nel Nuovo Testamento con Gesù appare nella forma perfetta, che non si tocca e non si deve toccare. per nessun motivo. Quindi certamente un sacerdote da quando viene ordinato è obbligato al celibato, ma la cosa ideale, questo vale anche per chi si sposa, è che si arrivi al sacerdote vergine, sacerdozio vergine. Cioè la verginità è un valore così grande perché? Perché la virginità... Che era lo stato pensato da, 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 da Dio per l'uomo in quanto tale, per tutti gli uomini, uomini e donne. Allora, o te, o te la porti nella tomba, quindi la offri a Dio, la offri. Qualunque cosa tu faccia nella, nella vita, io conosco persone che sono rimaste vergini, non si sono sposate per scelta, non hanno preso una direzione specifica, e a volte non hanno neanche fatto promesse o offerte al Signore no sono vergini felici e contente non, zi, zi, non zitelle represse eh? vergini felici e contente ne conosco più di qualcuno che fanno tante cose belle nella vita avendo chiaramente la possibilità di gestire un pochino di tempo non avendo la famiglia oppure tu la verginità la donerai Altro sposo o la tua sposa, che solo lui ti deve conoscere, e solo lei ti deve conoscere, nessun altro. La fedeltà coniugale comincia prima, comincia, perché una persona che ha fornicato molto facilmente diventerà adulta, eh, adultera, perché non è stata fedele prima. Che ne sai tu che, 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 che la persona a cui doni la tua virginità poi diventerà tuo marito o tua moglie? Che qualcuno c ha, ha, ha l'ipoteca? Ok. Adesso andiamo a guaio grosso. La mia gravidanza è l'aborto. Nonostante avessi seguito per filo e per segno le indicazioni anticoncezionali di Estela, che avete detto a che punto ne aveva tutte quante le cose, insomma, ecco. Nel mio primo rapporto sessuale prematrimoniale rimasi incinta. Quindi con 5 pillole anticoncezionali, che ha detto due preservativi e la polverina, la pomata spermicida, rimane incinta. Ero nel panico più completo, che vivevo nella più cruda solitudine, per la mia reticenza a condividerne il peso. Quando per lo stato della mia gravidanza cominciai... a... A notare i cambiamenti nel mio corpo, ma soprattutto nei miei sentimenti, i quali si addolcivano di tenerezze materne mai provate prima, mi decisi a renderne partecipe il mio fidanzato. Pensavo che la forza delle mie emozioni, riversate nell'annuncio da troppo tempo celato nel mio cuore, non potesse che indurla a inginocchiarsi di fronte a me, a suo raggio di sole, prendendomi la mano fra le sue a farmi una romantica proposta matrimoniale. Sono incinta. Gloria mi disse, rimanendo stranamente in piedi: devi abortire. È l'unica decisione saggia da prendere. Io ho 17 anni e tu 16. Non roviniamoci la vita assumendoci le responsabilità delle quali non siamo in grado di portarne il peso. Ah, guarda. che bel discorso! Questo qui è. E se non sei in grado di portarne il peso, non ti ci mettere in condizione di portarlo, no? Cosa giochi a fare l'adulto? se poi non ne vuoi rispondere. La sua risposta fu peggio di un'improvvisa doccia gelata e aggiunse «com'è possibile poi che io sia andato a segno al primo colpo nonostante tutte le precauzioni usate? Non bastava la doccia fredda, mi aveva preso anche l'asciugamano!» Raggelata, delusa, amareggiata, ed evidentemente, tanto smemorata quanto sottomessa a colei che credevo potesse offrirmi un riscatto sociale, ricorsi nuovamente ai consigli della mia amica Stella. Vedete le cattive amicizie. Le cattive amicizie rovinano le persone. Io conosco più di qualche persona che con le cattive amicizie si è rovinata e qualche altra che non si è rovinata del tutto ma che aveva cominciato a camminare a gogo. -go. Non è niente, dice Stella, su capita! E poi c'è sempre la possibilità dell'aborto clandestino. Dice, ma, co com ma come potrò presentarmi alla mia mamma con una cicatrice addominale come la tua? Ma a me fecero quel grande taglio perché il bambino era di quasi sei mesi, ma il tuo è piccolo, non ti si vedrà nulla, però affrettati. Mi affrettai a raggiungere una lontana clinica nella quale si praticavano aborti clandestini. Mi venne somministrata l'anestesia generale e mi addormentai. Sebbene al mio risveglio mi trovassi sgravata dal peso della gravidanza indesiderata, gravava sulla mia anima un peso ben più grande di quello della gravidanza. Vi gravava il peso insopportabile della mia autocondanna per la, per la consapevolezza di essere stata complice passiva nell'uccisione nel mio grembo del mio innocente e indifeso. L'aborto, miei magari fate tutto quello che volete, eh, ma resterà sempre di una gravità inaudita. E si ricordi che chi ha fatto questo peccato deve fare penitenza a vita, così come chi ha commesso adulterio, a vita, non ad tempus, eh, perché questi due delitti insieme all'apostasia. Nei primi tempi del cristianesimo che abbiamo le testimonianze su questo qui quando c'era la questione dei, dei, dei peccati, il peccato contro lo spirito che dice Gesù non si può perdonare né nel secolo presente né nel secolo futuro, ci fu un periodo in cui si chiedevano: ma perché non può essere perdonato nel secolo presente e nel secolo futuro? Quindi vuol dire che alcuni peccati non si perdonano nel secolo presente, ma soltanto nel secolo futuro. E quali sarebbero questi? Apostasia, cioè quelli che rinnegano la fede cattolica o che o, che, o dinanzi alla prospettiva del martirio cedono, aborto omicidio volontario, ovviamente, e adulterio. E attenzione che gli è andata peggio a quelli lì, eh, perché mentre oggi la soluzione te, te la danno, poi sta a te abbracciare una vita di penitenza per riparare a quello che hai fatto, allora la soluzione te la davano proprio perché dicevano. Questo è uno di quei peccati che si potrà assolvere nel secolo futuro. C'è stato un periodo in cui questa cosa è stata. Borti clandestini, anche questi. Vi gravava anche un peso del quale non avevo coscienza ma ne percepivo gli effetti. Il peso dell'aver cacciato Dio dal mio cuore. Come la misura del perfetto amore è l'immolazione dell'innocente? No, così la misura del perfetto odio è il suo omicidio. Chi era Gesù che si è immolato per noi? Era il perfetto innocente. E che cos'era l'aborto? Cioè, ma Gesù si è immolato volontariamente? Si è immolato? Invece, con l'aborto... Quel povero ragazzino non si immola manco per niente, ma viene ucciso. Come la misura del perfetto amore è l'immolazione dell'innocente, così la misura del perfetto odio è il suo omicidio. Avevo dunque raggiunto l'acme del male, e la mia anima non era più semplicemente morta, ma putrefatta. E Dio, nostra pace qui in terra, non entra nella putrefazione di morte. E la putredine di morte non entra in cielo. E attenzione su questo a, a non dare retta eh, a chi a chi minimizza. Dio non entra nella putrefazione di morte, ti devi pentire prima. E la putrepassione di morte non entra in Cielo. Chi muore è gravato con questi peccati senza essersi confessati, in Cielo non si, non ci va. Come vedi il mio aborto nel libro della vita? Non so se aprire questo paragrafo perché vedo che è abbastanza. Magari lo introduciamo. Vediamo soltanto la, la prima parte sì, e poi proseguiamo la prossima volta. Quando venni sottoposta all'aborto, come ho accennato, non potei osservare nulla dell'operazione subita perché l'anestesia generale somministrata mi aveva reso incosciente. La voce meravigliosa supplì però questa mia carenza dandomi la cognizione esatta di ciò che accadde in quel frangente. Che l'ha fatto vedere. Cognizione che va ben al di là di quella crudele esecuzione materiale dell'aborto che viene ipocritamente nascosta al grande pubblico da chi ha interesse a difendere questa pratica, tanto disumana e disumanizzante quanto umanamente comune. Vidi dunque il medico introdurre una pinza chirurgica nel mio utero, raggiungere il corpicino di mio figlio quasi completamente formato. Stringero con la pinza un suo braccetto e senza alcuna compassione strapparglielo dal corpo. Mio figlio gridò. Gridò di un grido immateriale per l'incompleta formazione degli organi vocali e avrebbe gridato anche se avesse avuto un solo secondo di vita. E la sua vita in difesa non fosse stata per spegnersi a causa di una pirola abortiva, perché la sua anima, fatta a immagine e somiglianza di Dio, e non ancora sottoposta ai processi cognitivi cerebrali, sentite era già adulta e perciò consapevole le anime non sono come i corpi figlioli miei cari l'anima infusa in un feto è adulta mi pare non so se in questa sede no Altro consiglio per gli acquisti, nel ciclo di Catechesi Il mistero dell'uomo, un discorso proprio, ho fatto una rassegna un po' erudita ma importantissima. Perché noi oggi possiamo uccidere un essere umano innocente con la scusa che è un grumo di cellule, perché siamo andati diretta a quelle cretinate che hanno detto da, da Cartesia in poi, cioè che la persona c'è. Quando è cosciente, cioè la persona si identifica con l'autocoscienza di sé, ma chi caspita ha detto una stupidaggine del genere? Non è vero, non è. La persona c'è quando c'è l'essere e l'essere c'è subito. La coscienza viene dopo, ma perché viene dopo? Perché è stato il peccato originale, perché l'anima... È... Leggete Sant'Alfonso Maria dei Teli Cuori, leggete Sant'Ommaso d'Aquino se, se non ci credete. Gesù Cristo e la Madonna, l'autocoscienza ce l'avevano nel grembo del Gesù Cristo, della Madonna e la Madonna di Sant'Anna. Avevano già l'uso del libero arbitrio. Da subito, perché prive della colpa d'origine. Anima era già adulta, e l'anima era, era già adulta, Aspira. e perciò consapevole l'anima, sì, la tua coscienza no, ma l'anima sì, all'urro di dolore di, di mio figlio che rimbombò nel cielo. Si unì lo straziante grido del Signore Gesù inchiodato alla croce, tremò tutta la creazione. Io mi rendo conto che se ascolta queste cose qualche figliola che l'abbraccio con tutto il cuore che è, che è caduta in, queste, in questo peccato gli prendo un colpo. Però figlioli miei cari la verità bisogna dirla perché forse, dirla, forse qualcuno se la risparmia se sente prima queste cose. Altro che la legge che stanno a fare adesso cioè, queste cose bisognerebbe sentire che, 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 no, questa legge che che vorrebbero fare per carità, non c'è niente in contrario io, fa far sentire il battito del cuore del, del bambino. Ma fai sentire queste cose a chi vuole abortire. Poi vediamo se ha il coraggio di farlo. Il grido di Gesù inquietato sulla croce tremò tutta la creazione, dinanzi a un orrore del genere, trema la creazione. Gesù pianse amaramente per tutta la durata dell'impietosa tortura fatta di crudeli amputazioni di arte e di decapitazione, decapitazione, si concluse con la morte di mio figlio in un bagno di sangue. Il medico estrasse dal mio utero il piccolo corpicino smembrato di mio figlio e lo gettò in un secchio rosso di plastica macchiandosi il camice del suo sangue. Un'infermiera contò con freddezza distaccate frammenti di quel corpicino martoriato. Il sangue di mio figlio, strappato prematuramente alla vita, macchiò anche la mia anima, come d'altronde anche quella del medico e di chiunque avesse collaborato all'aborto di mio figlio. Ed essa perse totalmente la capacità di riflettere la luce divina, divenne nera. Non solo, il sangue di mio figlio poi confluì nel mare di sangue innocente che sommerge la terra maledicendola. E qui ci sono le maledizioni bibliche. A partire dal libro della, della, della Genesi, Genesi 4, 10, 13, il sangue innocente di Abele versato da, da Caino, Romani 1, 18 e 2, 5, vi rileggo adesso in una conclusione, e Gala di 3, 10, ed essa si scosse dalle fondamenta. Ci andiamo a vedere queste belle, queste belle, queste maledizioni. Genesi 4, 10, 13. Che hai fatto? La voce del sangue del tuo fratello grida da me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo, che per opera della mano tua ha bevuto il sangue di, di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non darà più i suoi prodotti, e il ramingo è fuggiasco. Fuggire dalla terra e disse Caino al Signore, troppo grande è la mia colpa per ottenere il perdono. Il primo spargimento di sangue innocente. Romani 1-18. In realtà l'ira di Dio si rivela contro ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. E l'aborto ne è proprio l'emblema. E ancora Romani 2,5. Tu però con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. E Galati 3:10. E poi chiudiamo. Quelli invece che si richiamano le opere della legge stanno sotto la maledizione poiché sta scritto, maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ci fermiamo qui, ma non è finita, eh? questo paragrafo è lunghissimo, per questo che avevo tentato di non eh, leggerlo per niente. L'abbiamo introdotto, proseguiremo, se Dio vuole, la prossima volta. Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga.